Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi bentornati, quello che vi porto oggi potremmo definirla una vecchia nuova arrivata. Stiamo parlando di Nettuno 1911, che ad oggi fa parte del gruppo Majora, che comprende anche la Delta, come abbiamo visto anche in precedenti video, e Nino Marino Signature. La differenza rispetto alle altre è che Nettuno 1911 è di proprietà di una storica famiglia di Bologna, ovvero Vecchietti, che ha affidato la produzione delle penne, quindi del loro marchio, a Majora. Parliamo di uno dei marchi più longevi e storici del nostro paese, nonostante però non sia riuscita nel corso del tempo ad affermarsi come le altre case. Passiamo a quello che è il clou della penna. Vi mostro subito il packaging con cui arriva la penna. C'è una controscatola. Il libretto di istruzione e garanzia, ovviamente. Una gomma piuma all'interno per contenere la penna e un calamaio di inchiostro, in questo caso verde, perché stiamo parlando del modello in celluloide, modello Emerald. Ok, mettiamo da parte questo e passiamo al clou, ovvero alla penna. Sicuramente ai più esperti del settore sarà saltato subito all'occhio la forte somiglianza con le precedenti versioni realizzate di questa penna. Ebbene sì, la penna infatti è già stata realizzata in passato con delle linee molto molto simili. Infatti la sua prima produzione risale al 1936. Anche per questo sappiamo dai cenni storici, ad esempio di Letizia Jacopini, che il marchio di Nettuno è stato registrato effettivamente nel 1916. Però ci sono alcuni cenni storici riguardanti alcune pubblicità che risalgono addirittura al 1911, storia che bene o male conosciamo un po' tutti. Quindi in questo caso possiamo dire quasi che si tratta di un restyling, per chi è abituato a parlare di auto, ad esempio, o di orologeria, sa che è molto in voga prendere dei vecchi modelli e fare quasi un restyling in chiave moderna, quindi prendere una vecchia gloria come in questo caso la Nettuno Superba, mantenere sì le linee che l'hanno resa famosa, ma con degli accorgimenti e delle migliorie tecniche che sicuramente fanno il paio con le nuove tecnologie. Come dicevo, ci sono stati alcuni accorgimenti. La sezione di scrittura, ad esempio, è stata allungata rispetto al passato, dove era più corta. La filettatura è stata smussata, quindi addolcita. E anche qui, nella parte dove il cappuccio termina la sua corsa, è stato creato quest'incavo che va a fare un perfetto accoppiamento con lo svaso terminale del cappuccio. La penna è realizzata in celluloide,
ovviamente stiamo parlando di una celluloide verde screziata con delle venature in oro. E un'altra delle particolarità di questa penna sta nel sistema di caricamento. Difatti, svitando il fondello della penna, si rivela il sistema di caricamento a pulsante di fondo. Come funziona il sistema di caricamento a pulsante di fondo? All'interno del corpo c'è un sacchetto chiamato in gergo vescica, che contiene in realtà l'inchiostro, che è saldamente incollato alla sezione di scrittura al suo interno, quindi alla parte in cui il pennino viene inserito. Vi è una barra in metallo all'interno che, azionata tramite il pulsante, quindi per compressione, va a comprimere la vescica al suo interno, e nel momento in cui si rilascia il bottone e la bacchetta sale, la sacca tende ad allargarsi e quindi ad aspirare l'inchiostro dalla boccetta. È un sistema di caricamento molto vecchio, nel senso che fin dalle prime stilografiche in cui venne introdotto questo sistema, fu uno dei più adottati insieme alla carica con le vetta. Il vantaggio di oggi dove sta? Nei materiali, ovviamente, perché il materiale utilizzato per la barretta in metallo è stato migliorato, anche il sistema del pulsante è stato migliorato, e la stessa vescica, la stessa sacca all'interno è stata migliorata come? Utilizzando delle sacche in silicone. Silicone significa più longevità della sacca e minor manutenzione. Ciò significa che per fare manutenzione a questa penna non servirà fare nient'altro che un semplice lavaggio con caricamento e scaricamento di acqua. Tutto qua. La penna è naturalmente impreziosita dalle numerose berette, numerosi anelli che sono presenti sul corpo della penna in oro placcato. La stessa clip richiama con la sua forma a cravatta quella che era la clip del passato di Nettuno, dove la clip è stata modellata attraverso delle pieghe, quindi un'unica barra in bronzo ripiegata su se stessa nella parte terminale per formare questa sorta di goccia. Anche la veretta richiama gli stilemi del passato, con questo disegno a scacchiera che era tipico appunto della Nettuno Superba del 1936. Sul corpo è inciso il marchio Nettuno, la numerazione, perché è un'edizione limitata numerata di 288 pezzi. Non so se riesco a farvela vedere, ma credo di sì. 288 pezzi e il nome Superba. C'è da considerare che la penna è l'unica ad oggi sul mercato ad avere questo sistema di caricamento, quindi in qualche modo è anche questa una novità che ci fa tornare un po' al passato, quindi ci fa respirare un po' aria di vintage. Infatti quello che ho definito immediatamente appena presa la penna è che sembra di scrivere con una penna vintage, ma senza le preoccupazioni e gli sbattimenti di una penna vintage, quindi con tutti i pro che ci sono riguardanti le penne moderne. Il pennino è un pennino ad oro, in oro a 14 carati, con inciso il marchio Nettuno, ovviamente. L'alimentatore è un alimentatore in ABS, ma come vi ho sempre detto, se è un alimentatore in ABS è fatto sapientemente, quindi con le ottime qualità di porosità e di capillarità, vi assicuro che non vi farà rimpiangere un alimentatore in ebanita. Quindi anche da questo punto di vista la penna funziona perfettamente ed è veramente ottima. È un pennino Iovo, naturalmente, rifinito in casa da Maiora, in questo caso, perché è lei che si occupa della produzione di queste penne, ed ha un tratto extra fine. Quindi direi di passare immediatamente alla prova di scrittura, così da vedere come va la penna su carta. Allora, passiamo alla prova di scrittura di questa Nettuno.
spero di essere inquadrato. Questa è la versione Emerald e viene prodotta in altre due versioni in resina, una nera e una marrone screziato, quasi marmorizzato direi, in resina e anche con, volendo, con pennino in acciaio. Quindi per chi ha la possibilità vada sui vari store online a cercarla, perché merita davvero di essere guardata e, se potete, acquistata, perché ha sempre il sistema di caricamento a pulsante di fondo, ma ci sono anche le versioni in resina e con pennino in acciaio. Si tratta di un pennino rigido, ovviamente, con una leggera variazione di tratto, ma nulla di particolare. Ha un'ottima scorrevolezza in tutte le direzioni, quindi anche da questo punto di vista sappiamo che in Majora riescono a lavorare ottimamente i pennini, quindi non abbiamo nessun tipo di problema da questo punto di vista. L'impugnatura, come vi dicevo, è una delle mie preferite come impugnatura, perché essendo appunto a clessidra io mi trovo davvero bene con questo tipo di impugnatura. La penna è molto molto bilanciata, perché il sistema di caricamento a pulsante di fondo riesce a dare un equilibrio stabile a tutta la penna, quindi il peso è distribuito in maniera molto molto uniforme. L'inchiostro ovviamente è un verde creato, suppongo, creato sempre da Majora come inchiostri, anche perché hanno una gamma molto simile proprio col nome di Majora. Splendida, devo dire che la penna si comporta davvero in maniera egregia. Non c'è nessun tipo di impuntamento, nessun tipo di problema di sorta, quindi vi assicuro che la penna è davvero davvero splendida. Ma i pennini lo sappiamo ormai, Majora ci ha abituato a lavorare bene, Majora Delta ci hanno abituato a lavorare bene sui pennini. Quello che più mi premeva di portarvi le sensazioni che la penna può trasmettere a chiunque la utilizza, perché vi assicuro che la sensazione di caricare la penna utilizzando il sistema a pulsante di fondo, non so come spiegarvelo, ma dona una piacevolezza, una sensazione davvero davvero particolare, più forse di un classico pistone, perché in qualche modo sembra, vi ripeto, di scrivere con una penna vintage, però senza lo stress di pensare adesso perde inchiostro, mi perderà inchiostro davanti, oppure la troverò tutta sporca una volta aperto il cappuccio, la resina si rovina, la celluloide si rovina, eccetera eccetera. Niente di tutto ciò. La penna è solida, costruita in maniera ottimale, con materiali di prima qualità, di prima scelta. Quindi complimenti a Majora e Delta, complimenti a Nettuno per la creazione di questa meraviglia. Carissimi,
credo di aver detto più o meno tutto. Vi lascio come al solito con la mia buona giornata. E ci vediamo alla prossima. A presto.